Salve Slow Smokers, io sono Aurelio. E io sono Giulio. Oggi, pur essendo appena entrati nella zona gialla, la nostra regione, quindi possiamo muoverci sempre con molte limitazioni, abbiamo scelto di fare una fumata insieme, ma virtualmente. Quindi io mi trovo virtualmente a casa di Giulio, che realmente si berrà però qualcosa mentre io virtualmente lo guarderò. Cosa fumiamo, Io sono Giulio? realmente a casa mia con un reale whisky e un reale baralato, quindi devo dire che non va male. Dunque, Bene. cosa ci fumiamo, Aurelio, quindi oggi? Allora, abbiamo scelto di fumarci uno short di Partagás. È da un po' di tempo che ne parliamo, è un sigaro che apprezziamo molto. Parliamo dell'età dei nostri due sigari. Il mio è relativamente giovane, per quanto abbia già quasi 2 anni, perché è un cabinet recente del marzo 2019 e l'ho comprato oggi dal mio tabaccaio, è perfettamente conservato. Il tuo, Giulio? Il mio anche arriva da un cabinet che, per chi non è così esperto, il cabinet è un po' come fosse una magnum per una bottiglia di vino. Ed è il mio è un cabinet di ottobre 2014, invece, quindi un sigaro che ha oltre 6 anni. Molto bene, allora partiamo dalle cose semplici. Le misure di questo sigaro, questo è un Minutos 42x110, ne conosciamo ben altri di Minutos, la forza è quella classica di un Partagas. Concentrata in una fumata breve ma molto molto intensa. Per questo è un sigaro intramontabile, veramente un sigaro che esiste nel vitolario cubano quasi da sempre. Sì, tra l'altro ne parliamo spesso e volentieri. Per chi frequenta Cuba, il cabinet da 50 di short di Partagás rappresenta uno degli investimenti più azzeccati per il rapporto qualità-prezzo, perché ha un costo molto appetibile. Ovvio, da solo la scatola rappresenta il limite dei sigari che uno si può riportare in patria, però ne vale la pena. Tra l'altro, io ogni sigaro che abbiamo preso lì era eccezionale. Sì, hai già detto tutto tu, il rapporto qualità-prezzo è eccezionale, ma io direi che anche senza metterci il denominatore del prezzo, la qualità di per sé è già eccezionale. E giustamente il solo limite è che, essendo un cabine da 50, chiaramente si fa in fretta a finire il limite e uno normalmente cerca di investire in sigari magari che sono più costosi perché a Cuba si ha un risparmio superiore. Oppure sulla rarità, che è un altro parametro che generalmente si usa quando si cercano i sigari a Cuba, ovvero qualcosa che c'è lì e che non si trova qui. Ma esclusa questi due piccoli problemi, senz'altro questo è un sigaro che se trovate vi straconsigliamo di comprare. Molto bene, allora andiamo avanti. L'abbiamo acceso poco prima di iniziare a registrare, proprio perché abbiamo questi impedimenti tecnici, in cui non ci troviamo fisicamente nello stesso posto. Lo correggo un attimo. Anche a me ho dovuto fare una riaccensione perché nel parlare l'ho lasciato un attimino lì, cosa impropria, però sono riuscito a accenderlo facilmente senza rimuovere neanche la cenere. Sì, è qualcosa che non si dovrebbe fare, però diciamo che questo sigaro, magari più di altri, si può prestare proprio di più a una chiacchierata, perché è un sigaro che sicuramente, pur avendo complessità, e lo vedremo durante la fumata, comunque è un sigaro che fa della sua potenza, chiamiamola così, armonica, al suo forte, e quindi non è un sigaro, diciamo, particolarmente intellettuale, anche per via delle sue dimensioni. Se fosse intellettuale, del resto non lo fumeremmo noi, forse, no? Ah, io proprio sarei l'ultimo a poterlo fumare. Comunque, Giulio, non so come la pensi te, ma lo short di Partagás è un perfetto rappresentante in miniatura della tipicità di Partagás. Cioè, c'è tutto. C'è una facile fruibilità, c'è una forza considerevole, ovviamente proporzionata al calibro, e ci sono i tipici aromi terrosi di legno. Adesso vediamo un po' come si evolve magari durante la fumata. Sì, forse addirittura facendo una punta proprio di ironia, direi che questo è uno dei pochi ancora che rispettano questa vera tipicità, no? Per chi vuole cominciare ad avvicinarsi al mondo dei sigari e vuole avere un'idea di che cos'è una tipicità di marca, io direi che se comincia con uno short di Partagás,
la tipicità di marca Partagas la mette subito a posto. Assolutamente, sono d'accordo. Parlando di Partagas, visto che adesso siamo a dicembre, oggi precisamente il 13 dicembre 2020, parlando di Partagas, è notizia di poche settimane fa il fatto che la storica tienda di Partagas in Calle Industria si è dovuta spostare. Era un po' nell'aria da un po' di tempo, perché c'erano problemi strutturali con... Diciamo che era un po' nell'aria che cadesse. Era un po' nell'aria che cadesse, purtroppo, perché quella era... È andata bene, diciamo che si è spostata prima, possiamo vederla così. Tra l'altro non mi sembra che si sia spostato di tanto, no? No, a dire il vero, devo essere sincero, non ho capito esattamente dove si è spostato. Credo che si sia spostato in zona nostra, cioè zona della parte del Monserrat, più o meno quelle parti, però... Potrebbe essere tipo il Saratoga, non avevano parlato del Saratoga? Sì, è possibile, probabilmente il Saratoga, quindi sì, più o meno lì. Saratoga, bellissimo hotel, noi abbiamo un bel ricordo, del resto non mi stupirebbe, perché l'ultimo party di Partagas fatto all'ultimo festival della Vanos è stata proprio la terrazza Saratoga. Sì. Ecco, parlando anche del Festival Avanos, mentre intanto sfumacchiamo e chiacchieriamo allegramente, è anche qui triste notizia, anche quella già nell'aria, ma ufficializzata da poco tempo, il fatto che quest'anno, cioè anzi nel 2021 a febbraio, non si terrà il Festival di Partagas. È probabile, anzi è certo, che organizzeranno qualcosa di virtuale, comunque per tenere alta l'attenzione. Questo rappresenta una mazzata non solo per noi aficionados, ma anche per l'economia cubana, che fa di quell'evento un evento che porta tantissima gente da tutto il mondo. Basta pensare all'asta dell'anno scorso, che è stata l'asta dove eravamo anche noi presenti, è stata l'asta dei record. Sono andati all'asta degli Humidor per cifre strepitose. Quest'anno non si potrà fare, a meno che non si inventino qualcosa di virtuale. E non è niente in confronto ai soldi che perdono con i nostri mojitos mancati. Devo dire che quello... Con i mojitos quello altro pari. Anzi, possiamo metterla così. Non possiamo mai offrire cifre cospicue all'asta, perché arriva la fine dopo che abbiamo speso tutto il mojito. Esattamente. Cioè noi arriviamo sera, serata di gala, che abbiamo speso tutto al Monserrate o in altri locali per fare mojito. Possiamo dire qualcosa, non dico sul primo terzo, ma diciamo sul primo quinto, no? Cominciamo. A me questo singolo è partito subito bello potente. Una bella intensità aromatica, anche già una discreta forza nicotinica, sentori di terra, di legno, tipici, e anche un po' di liquirizia. Direi che il sigaro subito è un sigaro che parte, devo dire. Sarà perché ha 6 anni, credo che sia veramente all'apice del suo essere, no? Sull'invecchiamento dei siri ci sono varie teorie, si può discutere se sopra i 10 anni migliorano o cominciano a declinare, ma sicuramente nel range di questo sigaro, cioè quindi che va, possiamo dire, tra i 2 e i 7-8 anni, un Partagas possiamo essere sicuri che sta comunque esprimendo dei valori alti. Che siano l'apice, questo non ve lo può dire nessuno, ma sicuramente in questo range è un sigaro che dà il suo, sicuramente, se ben conservato. Sono d'accordo. Questo invece, che è un esempio di un sigaro che ha un paio d'anni, è un ottimo sigaro. Io ne ho anche fumati di freschi lì a Cuba, cabinet dell'anno corrente, l'ho provati, e credo che sia anche per questo un sigaro ottimo, e ha tutti lui i vantaggi. Non costa tanto, che sia qui, che sia lì, o penso qualunque paese del mondo. È buono subito, è buono invecchiato un anno o due, è buono con lunghi affinamenti anche di 5 o 6 anni. È rappresentativo della marca, credo che sia veramente tra i sigari più buoni. Poi se becchi un cabinet da 50, di quelli particolarmente buoni, senti un range di aromi ancora più vasto. Il cabinet che avevo preso io aveva quella particolarità, sentivi molti aromi, tutti legati a Partagas. Assolutamente. E non è un caso che resti nel vitolario, perché diciamo che il formato ormai è molto desueto, anche per un sigaro corto, perché ormai anche i sigari corti comunque hanno dei support che vanno ben oltre a 42, no?
pensate alla linea stessa di Partagas, no? Che è partita con i D5, soprattutto il D6, se vogliamo, è un sigaro similare. Però questo resta nel vitolario e spero bene che a nessuno venga in mente di levarlo, proprio perché l'unica ragione per la quale potrebbero pensare di toglierlo è proprio perché è un formato adesso un po' strano. Sì, guarda, stavo giusto guardando che cos'altro c'era di Minutos che abbiamo fumato. Vedo, vabbè, c'è il Principe, che è quello più leggero, togliendo i Bolivar, che credo che siano cose non appetibili. Uscito di produzione a fine anni 90, c'è il 3 Petit Corona di Il Re del Mundo, c'è un Guantanamera Minuto, che però anche qua niente di, diciamo, che ci rimane in mente. Lo Short One di Hoyo de Monterrey, che è discontinuato negli anni 70. Juan López con un'edizione regionale francese del 2013, il Siboney della Flor de Cano, che è l'edizione regionale canadese nel 2014, poi appunto Partagas ha fatto prima un Alf Corona, discontinuato nell'80, il Partagas Pride, anche lui discontinuato negli anni 80, quindi fino agli anni 80 esistevano due Minutos, uno che si chiamava appunto Alf Corona e l'altro Pride, e adesso c'è lo Short attualmente in produzione. E poi abbiamo, molto importante, una delle prime edizioni regionali italiane, il Superfino del 2005, anche qui della Punch, quindi era un Punch Superfino, sempre della Punch, c'è il 3 Petit Corona, anche lui discontinuato nel 2002, il Ramona Iones Small Club Corona, anche qui però particolari come prodotti, e lo Short Robaina, che era un'edizione regionale Andorra del 2014, che credo di avere, tra l'altro, credo di avere un cabinet. È un sigaro. Io adesso vado a memoria, perché confesso che non mi sono preparato, quindi non potrei fare una buona sbocciata già adesso. Però sicuramente c'è lo Small Club Corona e c'è il Principe, che appartengono alla stessa razza, e credo che ci sia veramente pochissimo d'altro che si avvicina ancora in quel range. Comunque c'è il Segreto, no? Che viaggia per quelle dimensioni lì, forse meno, il Segreto sì, è un 40. Meno sì, non è uguale, però. È un 40 forse, ma sono pochi i sigari che viaggiano in queste dimensioni, ma sono dei signori sigari. Questa è una piccola bombetta, ma non solo di forza, ragazzi, questa è di aromaticità e ha una bella varietà. Io intanto mi sono versato già un po' di whisky, io sto provando ad abbinare un whisky giapponese. Guarda, io sono virtualmente da te, ma non mi hai messo davanti il bicchiere laddove dovrei essere io, quindi non bevo, anche perché non sono ancora diventato così bravo da far finta che tu versi, però ci dobbiamo lavorare. Secondo me, se troviamo il modo di avere due bicchieri uguali, li metti in una posizione, versi la cosa, poi io lo prendo, è un pasticcio, ma ce la possiamo, con gli effetti speciali possiamo farcela. Comunque è un whisky giapponese, uno sherry cask, quindi dovrebbe dare una nota di dolcezza che in un certo senso alleggerisce lo Short, che francamente non ha particolari note dolci, ma secondo me si sposa, ve lo dirò tra poco quando metto. Allora guarda, rimani lì un istante, Giulio, pausa, mi prendo anch'io un whisky giapponese, fermo lì. Bene, andiamo avanti su quanto stavamo dicendo. Io sono andato a recuperarmi una piccola bottiglia di Nikka che mi ha portato un amico dal Giappone, e un whisky che a me piace. Devo dire che non mi entusiasma, ma mi piace. E visto che Giulio ha parlato di whisky giapponesi, direi che forse è la cosa migliore. Tra l'altro, tappo in plastica a vite, poco elegante, poco poetico, ma quello più funzionale in assoluto. Chiude benissimo. Giapponese, sì. Ne metterò proprio un goccio per fare compagnia a Giulio.
non so come si dica sloncia in giapponese, quindi giù. No, beh, io sì invece. Ah, come si dice? Si dice kanpai. Kanpai, certo. Allora, kanpai anche a te. Sto usando anche un bicchiere proprio per pigrizia. Salute. Vai. Spaventoso come mi sia arrivato al naso una nota di mela verde che non avevo mai percepito. Molto forte. Il mio ha dei toni abbastanza affumicati, pur non essendo chiaramente un turbato, però... Guarda che differenza di colore, il tuo. Sì. Quasi sembra un rum, mentre il mio è il giallo che sembra una camomilla. Ce n'è proprio il mio è profondamente ambrato. Mi porti alla mente uno dei tanti aneddoti, ma quasi uno dei migliori della mia vita con il kanpai. Io ho passato una delle più belle notti della mia vita in un bar giapponese con una combricola di giapponesi. Devo mettere il pollino vietato ai minori di 18 o è... No, era un bar. Guarda, è una storia assurda perché io ero a Kyoto e stavo cercando un locale, solo che faceva troppo freddo usciti dalla metropolitana, era inverno. E quindi mi sono infilato nel primo bar squallido che ho trovato per bere un sake, per ricaricarmi e proseguire il viaggio. E da quel bar lì non sono mai più uscito. E sono entrato in contatto con una serie di ragazzi giapponesi che stavano lì a bere e a ubriacarsi per conto loro. E abbiamo socializzato, non si sa bene come, perché loro non parlavano nessuna parola di nessuna lingua che non fosse il giapponese. Io chiaramente il giapponese non lo parlavo. Abbiamo passato un'intera nottata a farci delle risate pazzesche dicendo praticamente semplicemente kanpai. Questo per dire, attenzione, troviamo una filosofia in questo. Se è vero che la musica è un linguaggio universale, l'alcol è un linguaggio universale composto di una sola parola. Sì. Ci sono ancora dei video nel mio Facebook vecchissimi. Uno di questi ragazzi sembrava Ronaldinho, ma in brutto, un Ronaldinho giapponese in brutto. E a un certo punto si è messo a suonare una specie di banjo e a cantare l'inno nazionale, alla quale chiaramente io mi sono unito. E così siamo andati avanti tutta la notte. Poi a un certo punto ce ne siamo andati da qualche parte, e non so dove. E come mi è accaduto in altre occasioni, ho ricercato quel bar anche il giorno dopo e non l'ho chiaramente mai più trovato. Oppure non era tanto difficile, uscito dalla metro pochi passi e ho trovato sto bar, non c'è stato più nulla da fare, una serata strepitosa dove ci siamo veramente ubriacati, divertiti da paura, così, senza parlare alcuna lingua. E comunque quindi... i tuoi aneddoti sono pieni di locali che non hai mai più trovato e macchine incastonate dentro delle cose. Esattamente. Cioè, peccato che non sei uno che ama tanto foto, selfie, eccetera, perché potresti tappezzare una parete di locali introvabili. Cioè, tu potresti stilare la guida ai migliori bar dove nessuno sarà in grado di andare. Non vuole andare. Perché non sappiamo dove sono. No, ma la morale è che le serate migliori escono veramente così, senza alcuna programmazione, oppure contro la programmazione, e non sono ripetibili proprio per natura, non si possono più trovare i posti, non esistono più. Alcuni penso di essermeli inventati. Io ho sempre un ricordo di una mia serata a Spagnola in cui è un ricordo simile a essere stato rapito dagli UFO, perché sono finito in un posto che per me era una specie di castello tecno e non esiste, è un posto che, cioè, è un tratto di costa che io bazzico da 15 anni e non esiste questo castello tecno. Ma mi hanno portato lì e ho il ricordo di una serata bellissima passata in questo posto che non esiste. Io dico, ma come si può? I racconti di Giulio sono un mix tra realtà, fantasia e geolocalizzazione da attivare la prossima volta. Con le tecnologie moderne basta che guardi la cronologia dei spostamenti su Google Maps e sapresti dove sei andato a finire. Magari sono stato effettivamente rapito dai marziani. Io so. Può essere, sì. Peccato dei marziani che amavano bere come te, ma può essere. Io non so te, ma ho finito già da un po' il primo terzo, sono alla parte quasi centrale del sigaro. Il sigaro si è evoluto per forza, sento una piccola nota di caffè, continua a rimanere
un bel fumo cremoso, un sigaro salato in bocca, gustoso, c'è il legno, c'è anche un po' di cacao, poco, e devo dire che preso a caso il whisky, seguendo sulla falsa riga il tuo, si sposa perfettamente. Questo whisky nicca una nota fruttata molto fresca, si sposa bene per intensità, ma pulisce parecchio al naso. Questi aromi così freschi sono molto piacevoli. Sì, sono già d'accordo con te. A me la nota, come dire, pulente la sta dando probabilmente l'affinamento nella botte di sherry, che dà quel tono di dolcezza che si completa perfettamente con questo sigaro, che appunto ha dei settori di legno e terrosi, anche una nota di liquirizia, e soprattutto mi hai tolto le parole di bocca, volevo dirlo prima, il fumo è eccezionale, un fumo cremoso, e praticamente questo sigaro si può fumare quasi senza mettere in bocca. Sì, è vero, è proprio un sigaro da poltrona in pelle, è l'unica cosa che mi manca qua, e poi sarebbe un'ambientazione splendida, soprattutto con questo clima un po' invernale. Sì, devo dire che il fumare in casa, adesso non perché io sia virtualmente a casa tua, ma sono realmente a casa mia, non è il massimo. Comunque è un sigaro che lascia una bella presenza in casa, quindi areale. La finestra aperta. Però questo è un sigaro che dovrebbe essere sempre essere presente nella collezione di ogni fumatore che ama il fumo lento, ottimo per un dopo pranzo corposo, magari per quando hai poco tempo. Noi adesso stiamo andando anche abbastanza tranquilli. Sì, io mi sono fatto una bistecchetta apposta, c'è niente di eccezionale, ma sicuramente si sposa. Poi noi abbiamo il vantaggio di avere delle donne cubane che quindi non ci molestano, diciamo, dal punto di vista del fumo in casa, che è una bella cosa. Se si ribellano, ribellatevi voi. Come si dice, se avete una donna a cui non piace il fumo del sigaro, cambiate donna. Beh, una donna cubana che non adora il fumo dei sigari cubani non farebbe una bella pubblicità al proprio paese, comunque. Non esiste, credo, questo è uno dei vantaggi. Devo dire che io non apprezzo il fumo del giorno dopo, che è tutt'altro fumo. Quello è un fumo stantio che non piace. Io apro prevalentemente per quello, poi ho una casa un po' pesante con tappeti e tendaggi e lì è devastante. Ma il fumo in sé della serata è splendido, insomma. Molto se bello. Non lo apprezzate, rifletteteci sopra, ecco. Il fumo del giorno dopo invece è un fumo che può essere effettivamente fastidioso. Un po' come il sigaro, no? Che il giorno dopo non si può fumare. Sì, esatto. È esattamente così. Come il sigaro, anche il fumo che rimane nella stanza è meno piacevole. Anche il sigaro lasciato lì il giorno dopo è sconsigliato farlo. È sconsigliato fumarlo. Ma io, Giulio, direi che abbiamo detto tutto, finiamoci il nostro sigaro con calma, ma direi che abbiamo detto tutto, quindi non ci rimane altro che, mentre Giulio sorseggia il suo drink, di invitare tutti quanti a mettere mi piace, non so mai dove è posizionato, prima o poi me lo studierò, mi piace al nostro video, se vi è piaciuto, di sottoscrivere il nostro canale, di seguirci. Speriamo presto di iniziare a fare fumate nel mondo reale, non solo questo di Matrix. Peccato, perché di questi tempi eravamo a realizzare la nostra visita a Lavana. Ormai sono qualche anno che riusciamo ad andare al festival, che riuscivamo ad andare al festival, ringraziando sempre Diadema, che l'ultimo giro ci aveva, e Avanos, che l'ultimo giro ci aveva invitato. Adesso mi sa che non ci inviteranno più, ma noi andiamo lo stesso, ci imbucheremo. Non avremo nessun problema. Vediamo se se ci trapperanno ancora, ma paziente, ci imbucheremo anche le foto. Facciamo foto poco. Sì, se non ci intervisteranno più, faremo qualche comizio come i predicatori. Ci mettiamo magari in mezzo e prendiamo un microfono e diremo un po' la nostra. È un peccato, però del resto quest'anno purtroppo va così.
sarà ancora più piacevole farlo successivamente, credo avremo tutti una gran voglia di insieme. Sì, è vero. Va bene. Seguite il canale della CCA, a questo punto lo possiamo dire, no Aurelio, di seguire la pagina Facebook della CCA. È nato anche il YouTube della CCA. C'è questo nuovo format che si chiama News CCA, che è un po' il TG che racchiude tutte quante le iniziative, i corsi, le interviste. È una sorta di telegiornale che avrà cadenza mensile. Anzi, io farei così: lanciamo la promo in diretta che poi monteremo nel prossimo TG. Aurelio e Giulio, non so dove sarai posizionato nel video, ok, allora io così, seguiteci perché il News CCA darà molte notizie, aggiornamenti e farà conoscere tutti i club della Cigar Club Association, in modo che tutti quanti sapranno dove andare a fumare quando sono in giro per l'Italia e anche all'estero. Assolutamente, seguitelo, seguite la pagina Facebook della CCA, dove ci sono articoli molto interessanti, a parte quelli tra virgolette ufficiali, ci sono anche quelli quotidiani, quindi possono dire la loro sul mondo dei sigari. Seguite il nostro canale YouTube, la nostra pagina internet, seguiteci e avrete qualche notizia interessante, speriamo, ma speriamo che la cosa più interessante sia di riuscire a incontrarci in giro per l'Italia. Ormai credo dovremmo aspettare la primavera per fare qualcosa, ma speriamo di riuscire a fare un festival di Matelica. L'anno scorso ci siamo riusciti un po' per i capelli, speriamo quest'anno. E fumate bene, non fumate basta, fumate bene, poco ma bene.